Allora, compositore, cantante, psicanalista e psicoterapeuta, è conosciuta per aver fatto parte dei Cavalieri del Re. Gruppo vocale, interpreta le sigle di numerosi cartoni animati come Lady Oscar, La Spada di King Arthur, Cuore, eccetera. Negli anni successivi si dedica all'attività di psicoterapeuta, diventando anche un professore. Fonda nel 1987, sempre a Milano, il Centro Credes. Nel 2000, su insistenza dei suoi fans, ritorna a cantare durante la Notte delle Sigle, riprendendo così ufficialmente la propria attività di cantante. Allora, oggi, cari telespettatori, faremo una grande festa alla corte di Zanzaro, perché abbiamo come ospite la lady della sigla dei cartoni animati. Avete già capito di chi stiamo parlando? Con noi, Clara Serina! Un applauso! Eccola qua, bellissima! Ciao Clara, noi siamo un po' emozionati. Con emozione averti qua. Anche per me. Anche per lei. Devo fare un abbraccio, perché tu non puoi sapere quando io guardavo i cartoni animati. Immagino con la mia infanzia chi sarà? La voce. Per la voce, bravissima. Allora, noi abbiamo un miliardo di domande da farti. Caspita. Da farti. Allora, io so che nel 1982 con le tue canzoni, in particolare con Lady Oscar, eri la settima in classifica nell'Hit Parade italiana. Certo. È vero tutto questo? Verissimo, però erano tutti colpiti, perché praticamente avevamo una vendita di dischi come Elton John, e tutti dicevano: com'è possibile, no? Come se le musiche dell'infanzia, no? O per i ragazzi non fosse una musica vera. Invece è super vera. Super vera. Infatti io quell'anno andavo a scuola e mi ricordo che tutte le mie compagne, in particolare le femminucce, sempre cantecchiavano questa canzoncina qua di Lady Oscar. Lady Oscar. Me la ricordo a mente, io che non ho memoria. Vero. Allora, il gruppo Cavalieri del Re si è appunto formato per incidere la sigla La Spada di King Arthur, ma poi ci sono state tantissime sigle come L'Uomo Ragno, giusto? L'Uomo Tigre, scusami, sì. Tra tutte le canzoni ne abbiamo scelte alcune e vorremmo sentirle un piccolo accenno così a cappella dalla tua voce, tipo Stilli e lo Specchio Magico. Va bene, allora Stilli si può dire che è una canzone che io amo molto, perché è una maga. Io credo che bisogna credere nei sogni per realizzarli, no? Per cui con lo specchio magico. È una bimba come te, con tanti sogni racchiusi in sé, mentre danza la sua stanza diventa il palazzo del re. Stilli ancora non lo sa, ma un sogno può diventare realtà. Non è facile né difficile, forse semplice sarà. Tutti, prendi lo specchio magico, fragile mitologico. Ne chiediamo ancora un paio. La maga Ciappi. Sì, la voglio sentire anch'io. Questa qua la voglio sentire anch'io. Ma così non vale. Sì, altro che no, dai. Cioè, con la voce che hai ti puoi permettere quello che vuoi. Da Megilandia quinta dimensione blu, con tocco di magia arriva fin qua giù. La maga Ciappi, Ciappi quando fa magia, piccola Ciappi, Ciappi ha grande fantasia. Te ne chiediamo soltanto un'altra, scegli tu quale. Allora, L'Uomo Tigre che hai ricantato, ecco, che abbiamo all'interno di questo CD. Ma sì, perché questo è il mio nuovo CD con 5 brani nuovi, ma 10 ricantati dei nostri classici. E c'è anche L'Uomo Tigre. Piccolo. Solitario nella notte va, se lo incontri gran paura fa, il suo volto alla maschera tigre. Tiger Man, dai tutti! Tigre! Tiger Man, è l'uomo tigre che lotta contro il male, combatte solo la malvagità, non ha paura, si batte con furore. Il nostro...
Ah, vi siete portati. Siamo tutte team, ragazze. A tanti amici, grande la bontà. Bravissima. Clara, il segreto della tua voce, perché non è cambiata assolutamente col tempo, qual è? Il segreto è sentirsi sempre ventenne. Ah, è vero. Oh, non lo... Questa è una bella risposta. E oggi qualcuno mi ha detto: ma sei una ventenne? Ho detto grazie. Ma è vero. Io posso immaginare. Nello spirito. Posso immaginare che l'ha detto. Un grande amore. Ma pensa che lui ne ha 12. Ecco. Hai capito chi te l'ha detto? Ne ha 12, sì. Il nostro Sergio Caleri. Ho indovinato. Ah, ecco, indovinato. Sì, Sergio. Guarda, voglio ringraziare Sergio e Inna per come mi hanno conciato, trucchi, la bocca così, bellissima, bravissimi. Poi uno tirava i capelli, l'altro guarda in su, guarda in giù. E poi io con la mano sinistra facevo le foto, perché dobbiamo immaginare. Li vogliamo vedere su Facebook, Siamo dei jolly, siamo dei jolly, bravissimi. Allora. Grazie. Lo sai, è impossibile, ci vorrebbero 50 puntate di Zanzaro per descrivere tutto quello che hai fatto nella tua carriera. Però i tempi stringono, dobbiamo ridurre le domande. E allora adesso ti passo Fabio Taormina, che ti fa la terza domanda. Sì, ci vuoi parlare del tuo progetto, appunto, Clara Serini, New Version? Allora, dopo essere tornata, diciamo così, a cantare nell'anno 2000, perché i fans mi hanno detto devi cantare, e così è stato una grande emozione, un e grande mi chiedevano anche. Sì, e quest'anno, su richiesta dei fans, ho deciso di fare musiche nuove, e dunque qui, oltre ad aver cantato 10 brani nostri classici, Gigi la Trotola, Piccolo sei, oh Gigi, Lady Oscar, Lo Stili, Fiorellino, no, Fiorellino è nel prossimo, Cuore, ricordo ancora il primo giorno a scuola, le mie matite, i pennarelli blu, che lontano quel tempo come vola. Brava. E così ho composto 5 brani nuovi. Brani che ho immaginato dei cartoni, che non esistevano, però anche la tartaruga non era mica legata a un cartone, no? Oppure per fare un albero ci vuole un fiore. E allora anche questi erano slegati da un cartone. Così ho detto va bene, intanto faccio la mia versione di Apemaia. Un giorno da un alveare, così diversa e ricciolina, viene affidata Cassandra, la piccola Apemaia. Bravissima. Ma e Clara, poi va avanti. Oltre a questo progetto, visto che tra pochissimo è Natale, possiamo parlare anche di questo progetto, Merry Christmas. Sì, diciamo che Merry Christmas è uscito prima di Clara Serina New Version, e ho voluto dedicare 8 brani al Natale. Il Natale che ricorda la mia infanzia, il Natale insieme ai miei genitori, insieme ai miei 6 fratelli e sorelle, e quando rovesciavamo tavoli, facevamo cose infinite, e un giorno nostalgico ho detto, preparo un CD di Natale. E ci sono vari brani, 8, tutti inediti, e belli, non so, certo, io li amo molto. Sicuramente. Clara, allora io ti chiedo di lasciarci il CD, invito i nostri amici da casa ad alzarsi, perché tutti quanti abbiamo sognato, cantato e ballato questa sigla. Caramella, devi presentarla tu. E poi, chi vuole... Chi volesse ma tu torni il CD dopo anche? Ah, torno dopo. Sì, allora. Va bene, allora aspetto la presentazione. Vai, Carmelo. Allora, la bellissima, elegantissima e dolcissima
Sono emozionato perché ragazzi miei, me la trovo qua, non ci posso credere. E pensa che io ti ascoltavo sempre, sai quando sei. Allora non c'era la PlayStation, per cui era quello. Allora ci canterà la canzone. No, sì. Lady Oscar. Lady Oscar. Tutti in piedi, anche da casa. Sì, cantiamo insieme. Forza. Adesso arriva, Grande festa alla corte di Francia, c'è nel regno una bimba in più, biondi capelli e rosa di guancia, Oscar ti chiamerai tu. Il buon padre voleva un maschietto, ma ahimè sei nata tu, nella culla ti ha messo un fioretto, Lady dal fioco blu. Passi tu, oh lady Oscar, come un moschettiere, vate ti sei tu, oh lady Oscar, le grandame a corte ti pigliano per te, oh lady Oscar, anche nel duello eleganza c'è. Notte buia alla corte di Francia, a palazzo si dorme già, tre briganti con spade e con lancia, agguato a sua maestà. Lady Oscar si è proprio nascosta nella grande stanza del re, con scatto felino ed abile mossa, colpirà tutti e tre. Oh lady Oscar, la tua spada fischia, non delude mai. Oh lady Oscar, nella mischia vincere tu sai. Oh lady Oscar, le grandame a corte ti invidiano per te. Oh lady Oscar, anche nel duello eleganza c'è. Oh lady oh lady oh lady oh lady oh lady Oscar, tutti fanno festa quando passi tu. Vieni qua con noi. Naturalmente Clara tornerà tra pochissimo. E Clara, Serena, un applauso. Eccoli qua. Grazie. Eccoli qua, Clara. È sempre un'emozione. Mi sciolgo qua come un gelato a sole, guarda. Hai presente la canzone di, come si chiama? Quel cantante, un gelato a sole, aiutatemi. Nessuno. Però si scioglie, insomma. Si scioglie, per forza. Bene. Pino Daniele. Ecco, caro il nostro grande Pino Daniele. Un gelato a sole. Allora, Clara, naturalmente io vorrei parlare anche di questi due progetti, uno tra l'altro di beneficenza. Sì, infatti. Che è molto importante. Allora, questo brano che si chiama Canto Africa, no? Faccio insieme. È un brano molto commovente che ho scritto per Comics per Africa, Roberto Riccio, che pensate, lui va di persona
a creare villaggi nuovi, aprire pozzi, ospedali in Africa. E a volte, no, facciamo un grande evento dove riuniamo artisti e tutto per racimolare, no, un po' di soldini. Magari per un senso. Pozzo costa per esempio 3.000 euro, che non è niente, no? E, molto bello, insomma, Canto Africa è una canzone e chi lo acquista contribuisce, perché andando anche nel sito, perché in questo caso www.claraserina.com e si può ordinare, insomma, fate un po', aiutiamo questi bambini a essere un po' più felici. Allora mi raccomando, a casa, affiondati, andate subito sul sito di claraserina.com, mi raccomando, claraserina.com oppure comicsperafrica.org, e acquistate questo CD, ecco. Sapete che va in beneficenza e si formano dei pozzi in Africa, sì, che ne hanno bisogno. Sì, sì, grazie. Astronave cioccolato, questa è una fiaba. Astronave cioccolato. Primo episodio nasce da un sogno, perché voi sapete, io sono anche psicanalista, no? Allora, lo psicanalista interpreta i sogni, ma sogna anche, sogna cose folli, e da un sogno con extraterrestri, pensate, ho deciso di scrivere un brano pensando ai bambini in un bosco che trovano questa astronave, e così ho scritto la storia, e poi non vi dico il lavoro incredibile di trasformare la storia in fumetto, non è così facile. E grazie a Novella Bardelli della GAM di Pisa abbiamo realizzato questo bellissimo fumetto, e adesso stiamo preparando il secondo episodio. E c'è anche la canzone che si chiama Astronave Cioccolato. E mangiamo cioccolato, torte, caramelle, gelato. E sapete perché? Perché l'astronave funziona trasformando il cioccolato in energia e vanno. Va. Bello. Bella, mi è piaciuto molto. Un applauso. Grazie. Allora, Clara, abbiamo 5 minuti, noi dobbiamo, siamo alla fine. Veloci. I prossimi appuntamenti. Allora. 28 novembre, da qui a poco, settimana prossima, sabato, sono proprio a Comics per Africa nel castello di Limatola. Un posto meraviglioso dove ci saranno almeno 10.000 persone, mi hanno già detto, tra prenotazioni e risposte a questo bellissimo concerto che ci sarà vicino a Napoli. Per cui ragazzi lì della zona o tutta Italia, fiondatevi. E invece il 10 dicembre sarà a Cagliari. Certo, perché vicino a Natale mi hanno chiesto di fare questo super concerto a Cagliari, al T-Hotel, e c'è un gruppo bravissimo che mi accompagnerà, per cui sarà un live vero e proprio. E a proposito di live... Supereroi si chiamano questi ragazzi. Sì, noi vogliamo sentirti adesso cantare, perché siamo proprio alla fine della puntata. Finita. Purtroppo. Bene, allora, una canzone di Natale di mia composizione. Via. Magico Natale. I doni nella notte di Natale commuovono i bambini e anche i grandi. Scoprire tanto bello un desiderio che il tuo bambin Gesù realizzerà. Vicini sotto l'albero si aspetta che mamma e papà diano il via. Un vero assalto inizia, grande festa, che gioia la sorpresa e la scoperta. Il magico Natale, abbracci e buone feste, son tanti buon propositi per meglio diventare.
per me lo diventò. E allora pensi un po' ai tanti bimbi, lontani e vicini, anche poveri, e che per loro un dono ci hai pensato. In questo istante tutti più felici, vicini sotto l'albero si aspetta che mamma e papà diano il via. Un vero assalto inizia, grande festa, che gioia la sorpresa e la scoperta.